Daniela, il questionario del censimento della popolazione 2011 si può compilare via internet, vero o falso? Vero. È vero, vero Eleonora? Dal 12 settembre avete iniziato a ricevere tramite posta i questionari riguardanti appunto il 15° censimento generale della popolazione. La novità dell'anno è appunto che la compilazione di questo questionario può essere svolta via internet a partire da domenica 9 ottobre e non prima. L'uso del web renderà sicuramente più rapido il rilascio dei risultati, che saranno capaci di scattare una fotografia di oltre 25 milioni di famiglie italiane, ovvero 61 milioni di cittadini. Pensate che il primo censimento, è un appuntamento importante questo del censimento, il primo censimento, quello del 1861, fu fatto subito dopo l'Unità d'Italia e gli italiani erano solo 26 milioni e 300 mila. Invece, quanto hai detto, Eleonora, che saranno gli italiani interessati a questo? 61 milioni. 61 milioni. La consegna dei questionari proseguirà fino al 22 ottobre e poi a partire dal 10 d'ottobre, non prima mi raccomando, perché altrimenti fate un viaggio inutile. Se compilate questo questionario, lo dovete fare, mi raccomando, è un impegno, lo potete consegnare a mano presso gli uffici postali oppure in uno dei centri di raccolta del comune. Non dovete, riceverete una ricevuta da conservare, che appunto è stato restituito il censimento. Mi raccomando, consegnatelo a mano, non imbucato nella cassetta della posta. Altra cosa importante, abbiamo detto nella domanda che può essere anche compilato via internet, potete usare quel questionario, lo troverete, quello che state per ricevere se non l'avete ancora ricevuto, e seguire tutte le indicazioni. Per compilare il questionario ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' d'attenzione, un pochino di pazienza, però è importante farlo perché non solo è stabilito dalla legge, ma soprattutto perché il censimento rappresenta una memoria storica del nostro paese e quindi è uno strumento fondamentale per farci capire chi siamo, chi eravamo e chi saremo. Quindi mi raccomando, ricordate questo appuntamento con il censimento di quest'anno. Andiamo da